Riconteggio dei voti un po' ovunque ad una settimana dall'elezione del sindaco Francesco Squillanti a Sarno e questo potrebbe cambiare l'assetto del Consiglio Comunale. Ci sarebbero già situazioni di scavalco, soprattutto nella lista del Partito Democratico. È chiaro che la composizione della giunta darà sicuramente l'assetto finale anche a quello che è il parlamentino cittadino. Con la nomina degli assessori scatteranno infatti in consiglio nuovi consiglieri. Il neosindaco è stato chiaro, saranno assessori politici, ha subito detto all'atto della sua proclamazione avvenuta ieri in aula di consiglio a Palazzo San Francesco. I nomi dell'esecutivo arriveranno a giorni, probabilmente non ci saranno riconferme rispetto alla giunta uscente, anche perché diversi assessori non hanno raggiunto quello che poteva essere il risultato sperato in termini di preferenze. E quindi non ci sarà Emilia Esposito, a quanto pare, d'Italia Viva, che non siederà neppure tra i banchi dell'Assise. Stessa cosa probabilmente per Eutilia Viscardi del Partito Democratico. Resta il dubbio dell'ingresso in Consiglio Comunale di Giampaolo Salvato, ex assessore, in base ovviamente a quello che sarà il riconteggio in atto. Renzo Bacarelli, già consigliere comunale riconfermato ed assessore uscente, potrebbe veder riconfermata anche la sua posizione in giunta. Non è stato riconfermato dal voto il presidente del Consiglio Comunale uscente, Giuseppe Esposito. La posizione più forte è certamente quella di Ida Mareschi, che con i suoi oltre 580 voti è la prima eletta in assoluto. Un assessorato poi potrebbe andare a Lucio Annunziata del Partito Socialista Italiano. Come ho detto anche in campagna elettorale, bisogna fare rete. Per fare rete bisogna iniziare da coloro che hanno messo la faccia per la città, per presentarsi alla città come candidati al Consiglio Comunale, quindi il rispetto è per tutte 145 perché ognuno di loro potrà dare sicuramente un contributo alla città e alla comunità. Noi siamo nel terzo millennio, bisogna parlare di sostenibilità, bisogna parlare di ambiente, occorrono tutte le persone che credono nella propria città, coloro che vivono la città, pertanto attraverso programmazione, attraverso organizzazione di associazioni e anche attraverso il lavoro costante che potranno dare al comune, lavoreremo tutti insieme. I punti fondamentali sono 15, partiremo immediatamente con quello che è il concetto di sicurezza e ci rivolgeremo un po' a quello che è il problema delle barriere architettoniche e del cosiddetto pet friendly, cioè rivolgere la città ad un accoglimento in maniera molto più integrata e nel rispetto anche di quello che è l'ambiente per gli animali. Chi lavora sarà premiato e il suo premio sarà quello di presentarsi alle prossime elezioni come amministratore. Chi crede che debba essere assessore solo perché è un suo diritto è sbagliato. Dobbiamo lavorare tutti quanti insieme in sinergia. Intanto la composizione attuale del Consiglio Comunale vede per la lista Base Popolare in Consiglio Comunale Ida Mareschi, Antonio Adiletta, Antonio Scolese, Franco Robustelli, Antonio Mancuso e Emidio Giglio. Per il Partito Democratico Sergio Di Leva, Enzo Correa e Giuliana Morosini. Per Italia Viva Giuseppe Sodano e Renzo Bacarelli. Per Squillante Sindaco Veronica De Filippo ed Elio Cascella. Per il Partito Socialista Italiano Lucio Annunziata. E per Impegno e Passione Anna Maria Della Porta e Luigi Dello Iacono. È chiara la composizione dell'opposizione. Per Fratelli d'Italia infatti sono entrati in aula già Sirica Enrico, Sebastiano Dierne, Buonaiuto Caterina, per Prima Sarno, Walter Giordano, per Liberi e Democratici, Ciro Palumbo, per Cocca Sindaco, Antonio Esposito, Noi Moderati e Maria Rosaria Liberti. Ed ovviamente il primo tra i banchi dell'opposizione è il candidato sindaco che è stato di Fratelli d'Italia, Giovanni Cocca.